Mi sono chiesto più volte, oggi e anche in passato, come mai la nostra Corte dei Conti non ha mai detto nulla, mentre quella francese mi pare che si sia espressa più volte. Questo dipende dalle nostre diverse normative, cioè la Corte dei Conti italiana non può ancora intervenire perché ancora non è iniziato nulla, non ci sono ancora dei consuntivi, non lo so. Risponde a te. La Corte dei Conti italiana non è vera che non si è mai interessata della Torino-Lione. La Corte dei Conti nel 2005 ha fatto fare una indagine coinvolgendo il sindaco di Venaus sui fatti che erano successi a Venaus dicembre del 2005 per grave danno di immagine allo Stato. Nel corso di questa indagine, la Guardia di Finanza, che era stata incaricata tanto come il sindaco di raccogliere testimonianze, aveva verificato che i verbali redatti da LTF su quella sera di acquisizione dei terreni che dovevano essere espropriati erano falsi, perché non erano stati neanche capaci di mettersi d'accordo a scrivere le stesse cose su tutti i verbali, non solo, ma non si erano riusciti a mettere d'accordo neanche sulla versione ufficiale da dare. Allora il dottor Boggetti, che allora era il procuratore della Corte dei Conti di Torino, ha inviato al dottor Maddalena, che all'epoca era il procuratore di Torino, tutta la documentazione relativa ai falsi, perché di loro competenza. Il dottor Maddalena ha inviato tutta questa documentazione con una denuncia a carico di Boggetti per aver ficcato il naso in cose che non dovevano riguardarlo. E il dottor Boggetti è stato trasferito a Genova. A Genova è riuscito a piantare un bel po' di casini a quelli che rubavano in quella città, con gran gioia del PD, che è stato preso abbastanza di mira per questo. Allora, capite che con una premessa del genere non è che molti altri procuratori della Corte dei Conti abbiano tanta voglia di ficcare il naso nella Torino-Lione. Noi abbiamo fatto degli esposti, ma sono caduti nel vuoto perché evidentemente chi tocca i fili muore e quindi le cose sono state così. Diversamente succede in Francia. In Italia, cioè, la Corte dei Conti ha dei poteri reali, può combinare delle pene, può combinare delle multe, eccetera, eccetera. No? Diversamente è la situazione francese. In Francia la Corte dei Conti francesi è un organo consultivo che, dopo che aver fatto delle indagini, delle analisi, eccetera, eccetera, trasmette questi documenti al governo, a chi di dovere, eccetera, ma sono tutti documenti consultivi, cioè la Corte dei Conti francesi non ha potere, ha solo potere di indirizzo e non potere sanzionatorio. Quindi questo spiega anche molto bene perché da loro si esprimono molto più liberamente, mentre da noi, fatta la prova una volta, le cose sono andate un pelino diversamente. Grazie.